Buonasera amici e benvenuti, buonasera a tutti e benvenuti in un'altra puntata di Italian Gamers of PES. Innanzitutto, ancora prima di cominciare il video, voglio chiedervi un'altra cosa, quella di mettere un like e soprattutto lasciarci una recensione. E adesso ragazzi, siamo collegati con il nostro amicone Gabriele. Buonasera. Buonasera ragazzi e benvenuti a un'altra sessione di Italian Gamers of PES. Adesso vi mostro la mia formazione e vi spiego più o meno che tattiche utilizzo io con Maurizio Sarri. Io con Maurizio Sarri mi trovo bene, anche tu Gianfranco, no? C'è Maurizio Sarri. Sì, ci mancherebbe, anche io Maurizio Sarri mi trovo abbastanza bene, anche se onestamente nelle tattiche avanzate, quando si compra e alla fine si sostituisce un allenatore nuovo, ovviamente le tattiche possono variare. Per questo è abbastanza importante vedere la squadra, in che modo gira, quanti velocisti, quanti attaccanti salgono verso l'area di rigore e poi in base al modulo attivato dell'allenatore cambiare le impostazioni avanzate in modo tale da rispecchiare proprio quelle dell'allenatore Sarri in sé per sé che applica ad oggi alla Juventus. Ok, Gianfranco, tu che tattiche personalizzate c'hai con Sarri? Quale Allora, utilizzi? io le tattiche personalizzate con Sarri ne ho provate tantissime. Ho provato il falso 9 e diciamo che ho avuto abbastanza problemi perché diciamo si creavano degli spazi troppo al centro. Quello che io non so, consiglio a tutti è di andare appunto nelle impostazioni avanzate e di vedere quanti attaccanti salgono, cioè di selezionare gli attaccanti che devono salire verso l'area di rigore, perché alle volte in un'impostazione avanzata ti trovi anche che addirittura che il difensore sale direttamente in fase di attacco, invece no, il difensore deve salire su un massimo dal centrocampo e direttamente al massimo del trequartista, perché poi si lascia il lavoro agli attaccanti e soprattutto alle ali di poter iniziare In un'azione fase di da attacco, rete. Gianfranco, che tattiche usi in fase di attacco? Io, per esempio, ho ancoraggio su Cristiano Ronaldo e tiki-taka su Messi. Tu che utilizzi? Allora, io sulla difesa avanzata ho impostato ancoraggio, dove allo stesso modo, cioè, impedisco al giocatore selezionato di allontanarsi orizzontalmente dalla propria posizione, cioè, che ad esempio io ho flaggato la prima punta, quindi quella prima punta che in tal caso è Cristiano Ronaldo rimane in posizione centrale in modo tale che, come avevo già detto prima, le ali non si accentrano. Un'altra tattica fondamentale che ho messo, questa comunque l'ho applicata sul trequartista Messi, è appunto l'ampiezza di gioco. Ho capito. Io per Ho esempio impostato. anche su Vai. Messi ho messo tiki-taka anche per stimolare il passaggio tra Maradona, Messi e Ronaldo e per fare un po' di triangolazioni in avanti. Poi Sì. in fase difensiva tu Gianfranco che hai utilizzato? Io Allora, sto guarda, utilizzando di... In fase difensiva io consiglio ragazzi di mettere a tutti linea difensiva bassa. Perché linea difensiva bassa e non tutti dentro l'area di rigore? Perché tutti dentro l'area di rigore, se noi lo dovessimo andare a combinare con un contropiede, purtroppo la tattica risulterebbe fallita. Perché questo? Perché avendo tutti i giocatori nell'area di rigore significa che scendono anche gli attaccanti. Invece gli Ok. attaccanti devono salire. Il centrocampista o il mediano deve rimanere nella posizione, quelli che devono andare avanti è il trequartista Messi. Quindi con la linea difensiva bassa, allo stesso modo, quindi abbiamo l'opportunità che i difensori si abbassano per non essere sorpresi dai palloni in profondità, lasciando però più ampi spazi fra di loro e gli attaccanti marcati. Quindi non vanno tutti vicini sul pallone, perché poi succede un batter di palli, un batti e rimpalli fra i giocatori della propria squadra. E appunto, visto che gli attaccanti poi non vengono marcati in modo stretto, è più facile dargli palla direttamente sui piedi. Io come consiglio di dare palla sui piedi, o facendo il cambiatutto, quindi il cross,
o il lancio lungo o addirittura, attenzione, un passaggio filtrante. Perfetto. Oltre alla linea difensiva, io utilizzo anche contropiede e l'ho messo sul mediano, su Vieira in questo caso. Così almeno comincia l'azione d'attacco, comincia già dalla difesa, parte dal mediano e poi fa girare tutta la squadra. Tu che utilizzi come seconda Allora, tattica io difensiva? la seconda tattica difensiva è quella che annunciavo prima, ovvero il contropiede. Quindi, legandomi al discorso della linea bassa difensiva, in questo caso, andando a selezionare gli attaccanti, restano vicini alla metà campo, invece che rientrare in difesa e dare una mano. Io, ad esempio, nella formazione non ho i terzini, ma ho messo direttamente i DC. In sé per sé, i difensori, Beh, io non perché allo potrei, stesso anche perché sì. ho Maldini e Cafu, non posso smettere. Beh, Maldini lo posso mettere DC, ma Cafu metterlo DC non si può, cioè abbassa di molto l'overall, non è un difensore centrale Cafu alla Ah, fine. ok, Poi mi serve anche in benissimo. fase offensiva Cafu, perché mi sale, mi scende il pendolino, no? Come si dice, pendolino Cafu. Sì, ci mancherebbe. Quindi, questo vuol dire che gli attaccanti che io in tal caso ho selezionato come sul contropiede, io ho selezionato il trequartista Messi, quindi non devo andare ad applicare sugli attaccanti, quindi gli attaccanti evitano di sprecare energie rientrando in difesa ripartendo, perché alle volte, ragazzi, succede che la squadra arriva al 50° minuto o al 40° minuto e non ce la fa più. Difatti, giocando e rigiocando, ma anche facendo partite amichevoli, altro ho scoperto, vabbè, il famosissimo 45esimo, dove ormai sia al 45esimo che al 90° minuto sono, diciamo, quei secondi dove la partita può succedere di tutto. Quindi, al fine che quando segno io, si sa. Il 45esimo è molto particolare, segni uno e segni anche l'altro. Facendo in Certo, questo certo. modo cerco di andare ad abbattere la manovra del mio avversario in modo tale da prendere palla e anche provando a fare dei lanci non lunghi verso il centro. Verso il Ok, centro il perfetto. trequartista trova sempre Perfetto, il pallone. perfetto, perfetto Gianfranco. Ti ringrazio per l'intervento. Di nulla. Dobbiamo invitare allora i nostri ragazzi, quindi che ci stanno ascoltando, che ci stanno seguendo, di iscriversi alla nostra pagina, lasciare una recensione, lasciare un bel like. All'interno troveranno l'invito al gruppo di WhatsApp dove potranno accedere e partecipare ai nostri numerosi tornei che facciamo ogni settimana. E con questo, ragazzi, vi salutiamo e vi aspettiamo per il prossimo video. Ciao ragazzi! Buonasera ragazzi, ciao!